Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso, finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno tuo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, leggiamo oggi due scritti, il primo dal volume 12, 8 aprile 1918, e il secondo, volume 11, 12 giugno 1913. Vivere nel mio volere è scomparire, è entrare nell'ambito dell'eternità, è penetrare nell'onnipotenza dell'Eterno,
nella mente increata. È prendere parte a tutto, per quanto a creatura è possibile, ed a ciascun atto divino. È fruire, anche stando in terra, di tutte le qualità divine. È odiare il male in modo divino. È quello spandersi a tutti senza esaurire, perché la volontà che anima questa creatura è divina. È la santità non ancora conosciuta, che farò conoscere, che metterà l'ultimo ornamento ed il più bello, il più fulgido di tutte le altre santità, e sarà corona e compimento di tutte le altre santità. L'anima, con l'unirsi con me, di medesimarsi con me, si unisce con la mia mente, e così tante vite di pensieri santi produce nelle menti delle creature. Come si unisce con i miei occhi, così produce nelle creature tante vite di sguardi santi. Così, se si unisce con la mia bocca, darà vita alle parole. Se si unisce al mio cuore, ai miei desideri, alle mie mani, ai miei passi, così ad ogni palpito darà una vita, vita ai desideri, alle azioni, ai passi. Ma vite sante, perché contenendo in me la potenza creatrice, insieme con me l'anima crea e fa ciò che faccio io. Ora, questa unione con me, parte per parte, mente per mente, cuore per cuore, produce in te, in grado più alto, la vita della mia volontà e del mio amore. Ed in questa volontà viene formato il Padre, nell'amore lo Spirito Santo, e dall'operato, dalle parole, dalle opere, dai pensieri e da tutto il resto che può uscire da questa volontà e da questo amore, viene formato il Figlio. Ed ecco la Trinità nelle anime. Sicché, se dobbiamo operare, è indifferente operare nella Trinità in cielo o nella Trinità delle anime in terra. Si diventa un pochino retorici quando si è dinanzi a questi scritti, perché la prima cosa da dire è che si rimane sempre abbastanza sbalorditi. Specie l'ultima frase che abbiamo letto, penso che ci vorrebbero 5 meditazioni, insomma, per approfondirla. Andiamo comunque sempre con ordine, no? Il primo scritto che abbiamo letto, quello del volume 12, è, come dire, è un'apologia, un'apoteosi, si potrebbe dire, del vivere nel divin volere e di ciò che significa e di che cos'è. Anche qui ci sono delle espressioni che sono veramente formidabili. Anzitutto scomparire, che è la cosa più bella, quindi nel senso di non avere più niente di umano in sé. Ma qui penetrare nell'onnipotenza dell'Eterno, nella mente increata. Prendere parte a tutto, per quanto a creatura possibile, a ciascun atto divino. Attenzione, che fruire anche stando in terra di tutte le qualità divine. Qui dice tutte le qualità divine. Non abbiamo idea delle qualità divine, di quali sono, insomma. Le qualità divine si identificano con gli attributi divini, possiamo pensare a immaginarli tutti quanti. Dai principali, che sono l'onnipotenza, l'onniscienza, l'immensità, l'eternità, al fatto che Dio è creatore, che Dio è sommamente felice, che nulla può fargli del male, scalfirlo. Nel regno della divina volontà, si legge in alcune altre zone degli scritti di Luisa, veramente ci sono delle cose veramente formidabili. Cioè, si può e si deve auspicare che le nostre passioni tornino ad essere ordinate e sottomesse alla nostra volontà. Si può e si deve auspicare che la concupiscenza sia spenta.
Si può e si deve auspicare, presto o tardi capiterà di meditare su questo scritto che lo ricordo molto bene, uno scontato, che addirittura alcuni tipi di malattie è impossibile che colpiscano un'anima che vive nel divin volere. Perché la divina volontà porta la divinità dentro l'anima, qui, adesso, fruire di tutte le qualità divine. Odiare il male in modo divino. Ecco perché San Giovanni già nelle sue lettere diceva lapidariamente queste parole, no? Che la gente non le capisce. Chiunque è nato da Dio non pecca. Chi pecca non ha conosciuto Dio. Secco, apodittico, lapidario. È facile andare a trovare la citazione, la ricordo a memoria. E non saprei adesso in questo momento dare riferimento, no? Ma su internet è molto facile. A memoria dico: chiunque è nato da Dio non pecca. Non solo dice, non può peccare perché un germe divino dimora in lui. Cioè, non è impossibile che ci sia il peccato in un'anima che vive nella divina volontà, perché in Dio non ci può essere il peccato. E se c'è ancora qualche peccato in noi, qui si va sempre all'argomento contrario, come dice il buon Aristotele. Non stiamo ancora fusi nella divina volontà, questo è proprio sicuro al 100%. Ancora, spandersi a tutti senza esaurire, perché la volontà che anima questa creatura è divina. Immaginiamo che bello, cioè darsi a tutti in senso spirituale, come vedremo, lo spiega subito dopo, no? L'anima che si unisce con me produce nelle menti delle creature vite di pensieri santi. Questa è un'operazione spirituale, questa qui, no? Però spandersi o spendersi, possiamo anche dire, è un'operazione che coinvolge la nostra persona, no? Quindi avere amore per tutti, pazienza per tutti, tempo per tutti, senza esaurirci, no? Noi delle volte, quando agiamo, pur con la nostra buona volontà animata dalla grazia, siamo spossati, siamo esauriti, insomma, perché... Se ci tirano da troppe parti non ce la facciamo più, no? Spandersi a tutti senza esaurire perché la volontà che anima questa creatura è divina. Non ci sono limiti. E poi la santità non ancora conosciuta, questo è un cult degli scritti di Luisa. Santità non ancora conosciuta. Quindi significa che questo mondo è un mondo inedito. Per quanto possa sembrare strano, fino a queste rivelazioni, qui stiamo all'8 aprile del 1918, quindi a questo sipario che si è aperto su questo mondo, questa peculiare forma di santità, che comprende le forme, diciamo, classiche di santità, ma le supera immensamente, non era ancora conosciuta. Ultimo ornamento e il più bello, vedete, il più fulgido di tutte le altre santità. Certamente non nega, non prescinde dalle forme comuni ed eroiche di santità che la Chiesa Cattolica ha conosciuto, no? Compresa quella recentissimamente, insomma, com'era, del dono della vita, sancita recentemente dal moto proprio di Papa Francesco, no? Però questa sarà corona e compimento di tutte le altre santità. È evidente che, sempre fermo restando i giudizi, della Chiesa e tutto quello che ci attendiamo, però qui bisogna vedere se uno ci crede a queste cose, se più che altro affacciandosi in questo mondo comincia ad avere quella percezione, io sempre racconto che l'ho avuta chiarissima, fin dai primi istanti. Che qui c'è davvero qualcosa di più grande, di altro, di immenso, di inimmaginabile. Però queste promesse sono grandi, grandissime. Prendere parte a tutto per quanto a creatura è possibile, a ciascun atto divino. Solo la Madonna fino ad oggi poteva dire cose di questo genere, poteva. L'esclusiva assoluta, ecco, di tutto questo, no?
Il secondo, ecco, anzitutto le operazioni spirituali che vengono prodotte dall'unione con la divina volontà. Ecco perché dobbiamo cercare per quanto possibile di moltiplicare, sempre con calma e con pazienza, ma questo deve essere un impegno interiore, gli atti di unione con la divina volontà. Ce ne abbiamo occasioni infinite durante la giornata, no? Quando guardiamo unirsi con i suoi occhi per produrre nelle creature vite di sguardi santi, quando parliamo unirsi con la sua bocca per poter dar vita alle parole di Gesù e produrre discorsi santi, con la mente per dar vita a pensieri santi nelle menti delle creature e così via, no? Il cuore, i desideri, le mani, i passi, così ad ogni palpito cardiaco, ad ogni battito del cuore darà una vita. Cioè, se io dico vieni divina volontà nel palpito del mio cuore, d'accordo, questo mi pare che c'è nell'atto preventivo se non ricordo male, ma si può rinnovare in qualunque momento della giornata, qui c'è scritto che ad ogni palpito darà una vita, ad ogni desiderio vita ai desideri, ad ogni azione vita all'azione, ad ogni passo vita ai santi, e continua, ma vite sante, perché contenendo in me la potenza creatrice, insieme con me l'anima crea e fa ciò che faccio io. È impressionante. È una santità del tutto inedita, perché io non l'avevo mai sentito fino ad oggi. Non manco passava lontanamente per la pre-anticamera del cervello una cosa di questo genere, no? Cioè, noi abbiamo sempre pensato, e non è che non va bene, no? Cioè, se io mi faccio una passeggiata, mi prendo un momento di relax. Se offro un rosario per la conversione dei peccatori, faccio una cosa santa, quindi faccio del bene non soltanto a me che lo prego, ma anche ai peccatori per cui lo offro. Ma se io quando mi faccio una passeggiata unisco i miei passi a quelli di Gesù, poi se non sto facendo una cosa, come dire, in se stessa, come dire, diciamo religiosa, no? Non santa, in senso tecnico, in senso stretto, do vita a passi santi. Cioè vuol dire che qualche passo di qualche peccatore che sta andando, chi lo sa fare qual guaio, potrebbe essere fermato e andare altrove. Vuol dire che qualcuno che passa davanti in una chiesa e dice che faccio, entro o non entro, ci entra. Sono cose veramente impressionanti, certamente che sono cose, vedete, perché io nel mio volere scomparire, si scompare perché queste cose nessuno le sa e perché tu in questo mondo non le vedrai mai. L'unica cosa che noi potremo vedere è quello che Dio fa con noi e quello che accade alla nostra anima, questo si vede come. Ma i benefici oggettivi che viene prodotto in tutto il mondo da questa vita li vedremo soltanto in cielo. Ecco perché è necessario assolutamente proprio convergere l'attenzione interiore su questa ricerca continua della fusione e dell'unione con la divina volontà in tutto. Quindi compresi gli atti indifferenti, gli atti comuni, gli atti, non lo so, lecitamente ricreativi, dato che siamo in periodo estivo, e oltre che a produrre questi benefici oggettivi dappertutto, dice ancora, questa unione con me, parte per parte, mente per mente, cuore per cuore, produce in te, in grado più alto, la vita della mia volontà e del mio amore. Quindi la ricerca continua di questa unione con Gesù inevitabilmente porta la nostra volontà a fondersi con la sua. Quindi la nostra volontà diventa assolutamente, come dire, docile e fusa con quella divina. E del mio amore. Una spia
Insieme alle tante altre sfide, abbiamo viste tante di sfide durante queste meditazioni della vita nel Divin Volere, è l'amore assoluto. Penso che il termine assoluto, che non si deve mai usare, insomma, perché assoluto vuol dire qualcosa di grosso, però con l'amore si può, si può. Mi pare che anche negli anni nei giorni scorsi ho fatto riferimento, ecco, a una battuta santa, insomma, recente del Papa, che ha detto che con la carità, solo con la carità si sopportano e sono leciti gli estremismi. Carità non intenso con dare 5 centesimi al povero, no? La carità con la C maiuscola, quindi l'amore verso Dio e verso il prossimo. Oh, attenzione, qui c'è stato un passaggio stupendo. In questa volontà con la V maiuscola viene formato il Padre e nell'amore lo Spirito Santo. Bellissimo. Noi sappiamo, no, che il Verbo si è incarnato perché? Perché è stato inviato dal Padre e si è incarnato, diciamo, nel credo, per opera dello Spirito Santo. Allora, con una volontà unita alla divina volontà e un amore con la maiuscola presente in noi, abbiamo in noi la presenza del Padre e dello Spirito Santo. E quindi le nostre opere sono tutte unite al divin volere e piene d'amore. Quindi da questa unione tra volontà e amore e tra l'azione del Padre e dello Spirito Santo, si spiega, dall'operato, dalle parole, dalle opere, dai pensieri e da tutto il resto che può uscire da questa volontà e da questo amore, viene continuamente formato il Figlio. Sarebbe una sorta di, capite? Nella Trinità, attenzione, io sono esperto in dogmatica, il Padre è la prima persona e il Figlio è la seconda persona e lo Spirito Santo è la terza. Quindi c'è questa taxis, si chiama, non c'è Padre, Spirito Santo e Figlio, ma nell'incarnazione non è proprio così, perché il Figlio viene dal Padre per opera dello Spirito Santo. Quindi diciamo che è il terzo prodotto, mamma mia che brutto termine, insomma, però per farsi capire, no? E così è noi, questa Trinità operante nella nostra anima. Ma qui poi, questa è grossa quanto una casa, sicché se dobbiamo operare, è indifferente operare nella Trinità in cielo o nella Trinità delle anime in terra. Io penso che nessun maestro di spirito, non lo so, nessun teologo, nessun mistico, nessuno, io almeno non può darsi anche, non è assolutamente di mia conoscenza, ma non so, in base ai principi, insomma, comuni, generali, della teologia, dell'ascetica e della spiritualità, se qualcuno se ne potrebbe uscire una frase di questo genere, insomma, così, così forte. Ecco, ovviamente tutto questo è possibile nella misura in cui c'è la scomparsa. La prima cosa che ha detto, vivere nel mio volere è scomparire. Quindi tutto ciò che è umano, inteso nel senso, ribadisco ancora, della meditazione di 2 giorni fa, era falsa santità, quella bisogna sentirsi almeno 40 volte al giorno. Perché fino a quando non scompare tutta quella roba lì, questo rimane tutto allo stato di fantascienza, quindi è una splendida favola, ma non può diventare realtà. Ma se noi creiamo queste disposizioni, quindi facendo scomparire tutto e chiedendo anche aiuto perché tutto scompaia, però soprattutto bisogna fare, come dice Gesù negli scritti, un atto di risoluta e ferma volontà, un atto di totale abbandono e un atto di distacco. Basta. Dire basta.
Il potere della nostra volontà, questo perché lo ricordiamo sempre quando si parla di volontà umana, l'ho già detto, ma è sempre bene ripeterlo, non è che si vuole assolutamente, come dire, misconoscere, anzi, la grandezza immensa di questa potenza che Dio ci ha donato, di questa facoltà spirituale. La volontà umana è la volontà ingabbiata, imprigionata, persa nei labirinti di tutto ciò che è terra e che è vita umana, terrena, e che ci rende dei mostri, ci rende brutti, ci rende odiosi, ci rende tristi, ci rende imprigionati, paurosi, titubanti, diffidenti, permalosi, non lo so, tutto quello che è di peggio che si concepisce nell'essere umano. Però è tale e tanto il potere della nostra volontà che entrando in questo mondo, se io dico a Gesù da oggi ci metto punto e sono fermamente risoluto a metterci punto, io ricordo benissimo nelle meditazioni della Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, la Madonna si diceva sempre questa cosa qui: devi fare solo una cosa, dammi la tua volontà e il resto lo faccio tutto io. Cosa intendeva con dammi la mia volontà? Questo. Metti punto a tutto ciò che sei stato. Punto. Punto. Dallo a me e al resto ci penso io. È solo questa operazione va fatta sul serio, non a chiacchiere. Cioè, dobbiamo completamente dimenticarci di noi stessi. Nei giorni passati, avendo la possibilità di colloquiare con una santa anima, mi è stato fatto giustamente rilevare. Così andiamo ad archiviare un po' di catechesi di Don Leonardo che diventano obsolete così. Cioè, nella Divina Volontà c'entrano i temperamenti? No. Nella Divina Volontà c'è solo un temperamento, uno, che è quello di Gesù e di Maria. E come sappiamo dall'ascetica e psicologia del grande padre gesuita Roldan, fece uno studio bellissimo. Qual è il temperamento di Gesù e di Maria? Il meglio dei quattro temperamenti fusi insieme, senza nessun difetto di nessuno dei quattro. Finito. Ah, ma io ho il temperamento così, quindi c'è ancora questo difetto, non ci posso fare niente. No, no. No. E quindi i collerici diventano agnellini, i malinconici diventano col sorriso a 32 denti. I flemmatici diventano attivi e solerti, i sanguigni diventano miti, ecco, e calmi. Sto scherzando un po', no? Eccetera, eccetera, eccetera. Tutti gli elementi positivi, niente di quelli negativi, e tutti fusi. Voi pensate che i temperamenti sappiamo che si trasmettono, eh? Quindi il temperamento di Gesù è il temperamento di Maria e non viceversa. E quindi i tratti che noi assumiamo sotto questo punto di vista sono similari. Quindi certamente quello che può restare sono sempre gli accidenti propri della nostra personalità, ma dentro un orizzonte completamente mutato in meglio. Facciamo un momento di silenzio, ecco, però pensiamo bene a queste cose, non pensiamo che siano, ripeto, favole meravigliose, ma come le favole che leggiamo da piccoli, purtroppo sono favole, quindi beh, sono bellissime, ma sono favole. Quindi, questa è una favola reale, però, che può diventare realtà. Come si dice in una bella canzone dei The Sun, solo se lo vuoi. Appena lo vuoi e solo se lo vuoi.
Divina Maria, come abbiamo ricordato, tu che ci hai esortato, raccomandato a fare questo atto di consegna irrevocabile della nostra volontà, con cui celebriamo il funerale di quello che siamo stati, dimenticandolo e archiviandolo per sempre, per non farlo mai più vivere. Aiutaci a compiere molto seriamente questo gesto, che è un gesto che va vissuto, va ponderato, va preparato e poi va solennemente celebrato, non in forma pubblica, ma privata davanti a te o davanti a Gesù, perché non contano le cerimonie, ma conta la sostanza in queste cose. Ma va fatto. Aiutaci ad innamorarci di questo mondo, di questa santità non ancora conosciuta, e che è il momento più bello e più fulgido e di tutte le altre santità, di cui ne è la corona e il compimento. Aiutaci a entrare in questo mondo tutto divino. Come immagine, come cosa da portarci per oggi, è bene ricordare questa frase un po' scioccante di Gesù, no? Che con la fusione nella divina volontà e la vita nella volontà divina e nell'amore divino, è la Trinità stessa che viene ad essere ad operare in noi. E addirittura è indifferente l'operazione della Trinità in noi rispetto a quella in cielo. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te. O divina volontà, che io possa scomparire in te, nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima, prima di iniziare la sua passione, quindi per mezzo intercessione della Beata e sempre Vergine Maria. Madre Regina della divina volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello tra tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunica di imprimere la tua volontà al suggello della sua potenza. Restituendo la sovrana di tutto, nel nome del Figlio Gesù comunichi di imprimere nel tuo intelletto il suggello della tua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunichi di imprimere nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sei risanato da ogni infermità spirituale e corporale, da picchiare l'abilità di un bene virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il mondo, il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da lui create affinché tu le ricevi tutte e benedette da lui, ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come
inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Yat Ave Maria.